Federica Cittarella, Agni Rinnovabili. Andiamo a spostare ancora un po' lo sguardo, Federica, andiamo a parlare di comunità energetiche, quindi un mondo molto interessante. Cosa sono, perché rappresentano un'opportunità per le imprese, quali sono le caratteristiche sostanzialmente che definiscono una comunità energetica e quali anche gli attori, perché poi alla fine, come dire, ci sono delle cose che sembrano molto distanti o comunque in realtà poi possono coinvolgerci nel nostro, come dire, quotidiano personale e aziendale in vario modo, perché il tema delle comunità è un tema che sta prendendo piede, sempre più piede, ci vedrà ognuno di noi nelle nostre aziende un possibile attore in modo diverso. Però non voglio anticipare troppo. Federica, grazie ancora del tuo tempo. A te, il microfono, la sperimentazione delle comunità energetiche come opportunità per le imprese. Prego, Federica. Ok, grazie. Sì, io volevo sicuramente dire che la parte dello sviluppo delle fonti rinnovabili si associa a quello che è il filone dell'efficienza energetica all'interno delle imprese e diciamo che sono i due driver principali che devono essere utilizzati per la decarbonizzazione in ottica del 2030 e quindi degli obiettivi che ci siamo dati a livello europeo e a livello anche italiano. Parto un attimo da individuare chi è ANIE e che cosa fa e poi entriamo più nel dettaglio di questi temi. Io faccio parte di Federazione ANIE, che è una delle principali associazioni di categoria che fanno parte di Confindustria, che rappresentano le imprese elettrotecniche ed elettroniche. Al nostro interno siamo organizzati in 12 associazioni e comparti che quindi seguono dei temi specifici e come potete vedere sono quelli dell'energia, dell'industria, delle infrastrutture e degli edifici. Al nostro interno abbiamo tanti gruppi interassociativi che trattano temi specifici che sono appunto lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in tutti i settori che ho appena citato. Io però faccio parte di ANIE Rinnovabili, che è l'associazione che più nel dettaglio segue lo sviluppo della filiera delle fonti rinnovabili. Infatti al nostro interno abbiamo 120 aziende che sono sia imprese costruttrici di tecnologia, quindi delle componenti, sia per le fonti rinnovabili che per i sistemi di accumulo. Abbiamo imprese che offrono servizi di gestione e manutenzione degli impianti e anche gestione dell'energia, quindi un lavoro più articolato che non riguarda solo le fonti rinnovabili nello specifico e poi anche produttori di tecnologie. Passo rapidamente al concetto di cui ho accennato prima, che è quello delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica come driver. Su questa immaginaria linea del tempo ho riportato le indicazioni per dare un quadro, diciamo, macro su quello che è stato il percorso normativo a partire dalle direttive europee, quindi dagli obiettivi di decarbonizzazione, di sviluppo delle fonti rinnovabili e di implementazione dell'efficienza energetica, per arrivare al dettaglio delle comunità energetiche. Perché all'interno del Clean Energy Package avevamo una serie di direttive che riguardavano appunto la direttiva efficienza energetica e del building, quindi sull'energy performance building, ma avevamo le direttive rinnovabili e mercato elettrico che per la prima volta all'interno della normativa hanno inserito e definito il concetto di comunità energetica e di autoconsumatore collettivo. Questi due concetti sono espressi in maniera articolata sia all'interno della direttiva rinnovabili che all'interno della direttiva mercato, anche se quella della direttiva mercato ha un ambito un pochino più ampio, quindi sono comunità energetiche di cittadini, mentre invece quella delle fonti rinnovabili è specifica per le comunità energetiche che si fondano sulla produzione dell'energia rinnovabile. Questi concetti sono stati introdotti dalla direttiva europea con l'intenzione di, in primo luogo, di coinvolgere i cittadini, le imprese e quindi, diciamo,
far pervenire dal basso questa attenzione al concetto di decarbonizzazione, quindi di partecipare tutti attivamente alla produzione di fonti rinnovabili e quindi alla transizione energetica. Questi concetti però, per essere attivi all'interno degli Stati membri, devono essere recepiti nell'ordinamento nazionale. Su questo punto siamo in ritardo. Infatti la direttiva mercato sarebbe dovuta essere recepita già entro dicembre 2020, mentre la direttiva rinnovabili il termine sarebbe quello del 30 giugno 2021, ma ancora non è stato reso pubblico il decreto che delega lo Stato al recepimento di queste direttive, quindi siamo già in ritardo, per cui assume ancora maggiore valore l'azione che il governo italiano ha fatto inserendo l'articolo 42 bis all'interno del DL mille proroghe, perché ha reso possibile la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili in Italia già adesso, prima del recepimento della direttiva, con questa fase di sperimentazione che io ho rappresentato con questa banda azzurro chiaro. Quindi dalla pubblicazione del DL mille proroghe fino ai 60 giorni successivi al recepimento della direttiva fonti rinnovabili, che adesso rispetto alla linea del tempo che ho tracciato potrebbe allungarsi ancora di più, è possibile con le regole definite dal mille proroghe realizzare le comunità energetiche rinnovabili. Rapidamente, che cosa si intende per comunità energetica rinnovabile è definita all'interno della direttiva, e quindi abbiamo la partecipazione a questa comunità energetica deve essere volontaria e aperta a più soggetti che vengono definiti membri e che devono essere collocati all'interno di un ambito, di un perimetro definito che deve essere vicino, quindi nelle vicinanze degli impianti, e poi vedremo che cosa si intende per vicinanze declinato nella nostra normativa. Questi membri possono essere sia persone fisiche, quindi il coinvolgimento di cittadini, sia piccole e medie imprese, che autorità locali. Per autorità locali si intende il soggetto pubblico, come per esempio può essere il comune. L'obiettivo di queste comunità energetiche deve essere quella di offrire un servizio, un beneficio che sia sia ambientale che economico che sociale ai suoi membri. Quindi passiamo subito a definire attualmente come si possono realizzare le comunità energetiche, con quali caratteristiche in Italia. Come dicevo, l'articolo 42 bis del mille proroghe ha definito la comunità energetica, e in primis possono essere utilizzati impianti di produzione rinnovabile che siano di nuova costruzione, ovvero entrati in esercizio dopo la pubblicazione della legge di conversione del mille proroghe, e che fino ai 60 giorni successivi alla pubblicazione del decreto di recepimento della direttiva. Questi impianti, ciascun impianto non può avere una potenza superiore ai 200 kW, e la caratteristica principale che devono avere i produttori e i consumatori che possono quindi associarsi all'interno della comunità energetica è che devono essere connessi in bassa tensione e devono essere tutti sotto la stessa cabina secondaria media bassa tensione. Questo dato dell'appartenenza alla cabina secondaria non è un dato pubblico, per cui nel caso in cui si vogliono realizzare queste comunità c'è la necessità di fare richiesta al distributore di zona per individuare i soggetti, se quel soggetto fa parte di quella medesima cabina secondaria, e quindi può entrare a far parte della comunità e usufruire dei benefici della comunità energetica. Altro aspetto è che i benefici che sono stati definiti dalle normative italiane avvengono sulle energie, ci sono sull'energia condivisa. E soprattutto non c'è necessità di realizzare una nuova rete elettrica all'interno della comunità rinnovabile, bensì si utilizza la rete elettrica esistente, quindi si utilizza un meccanismo che definiamo virtuale per lo scambio di energie, e quindi per la condivisione dell'energia.
I benefici, come dicevo, si ottengono sull'energia condivisa, mentre invece su tutta l'energia prelevata vengono comunque pagati gli oneri generali di sistema, perché non fanno parte, degli oneri legati alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia. I benefici sono solo sull'energia condivisa, lo abbiamo detto, e quindi passiamo a vedere chi sono gli attori della comunità energetica. Quindi, se prima abbiamo definito quali erano le caratteristiche degli impianti e dei consumatori che devono far parte, adesso vediamo chi sono gli attori. Sicuramente abbiamo il produttore di energia da fonte rinnovabile, che è il proprietario dell'impianto, che può anche non essere interno alla comunità energetica, ma deve mettere a disposizione questi impianti per l'utilizzo totale diciamo, a servizio della comunità energetica. I clienti finali sono appunto tutti i membri che decidono di far parte della comunità e quindi di utilizzare l'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile. E poi abbiamo il soggetto responsabile, il referente della comunità, che deve essere individuato e nominato dalla comunità stessa al fine di gestire tutta la parte di attività legata alla dichiarazione, alla verifica da parte del GSE, della comunità energetica e quindi tutte le pratiche connesse. Ovviamente questi soggetti e questi attori si relazionano alle imprese che lavorano per realizzare tutto l'impianto, il meccanismo di gestione dell'energia all'interno della comunità. E la cosa che mi premeva sottolineare, che è importante, è che i rapporti tra tutti i soggetti e tutti gli attori della comunità energetica devono essere regolati attraverso dei contratti e lo statuto costitutivo, quindi l'atto costitutivo della comunità energetica necessario per stabilire le regole del gioco. Passiamo adesso a vedere più in concreto quelli che sono i benefici legati alla partecipazione ad una comunità energetica e quindi vediamo i benefici economici che sono stati definiti dall'ARERA e dal decreto ministeriale. Mentre l'autorità per l'energia è andata a definire e a valutare quelli che sono i risparmi dovuti all'energia che è condivisa in loco, quindi prodotta e utilizzata in un'area circoscritta, quindi risparmi sia sugli oneri di trasmissione che di distribuzione e quindi le perdite di rete evitate grazie all'utilizzo in loco dell'energia rinnovabile, e ha quantificato, diciamo, un valore pari a circa 8 euro megawattora, che viene riconosciuto sull'energia condivisa. Poi dopo vediamo che cosa si intende precisamente per energia condivisa. Il decreto ministeriale del MISE invece ha definito un vero e proprio incentivo che viene concesso sull'energia appunto condivisa in tempo reale, anche grazie all'utilizzo di sistemi di accumulo. Per le comunità energetiche questo valore è stato definito in 110 euro megawattora. Infine vi ho indicato anche la possibilità per l'energia che viene prodotta dall'impianto a fonte rinnovabile, ma che non viene condivisa tra i membri della comunità energetica, la possibilità di vendere a mercato o attraverso il ritiro dedicato con il GSE l'energia in surplus, e diciamo possiamo quantificare il valore di questa energia circa pari a 50 euro megawattora. In questa slide invece ho cercato di individuare e di rendere graficamente quello che è il concetto dell'energia condivisa. Quindi potete vedere all'interno del rettangolo verde, diciamo, il perimetro della comunità energetica. Con C abbiamo indicato quelle che sono le unità di consumo, quindi diciamo i membri della comunità energetica, che quindi possono essere sia PMI che soggetti pubblici o cittadini, quindi utenti finali.
a partecipare, e poi con le UP sono state indicate le unità di produzione, quindi in questo caso indicate da fotovoltaico. Questi impianti, che ricordiamo non possono superare ciascuno i 200 kW di potenza, producono energia rinnovabile che immettono in rete pubblica, e le utenze prelevano l'energia dai loro contatori, quindi dalla rete pubblica normalmente, per cui viene tutto rendicontato nella classica bolletta elettrica. Di questa energia prelevata dagli impianti, a posteriori viene fatta la valutazione di ora per ora quanta dell'energia prelevata dalle utenze è stata effettivamente prodotta dagli impianti di produzione di energia a fonte rinnovabile presenti all'interno della comunità energetica. Quindi qui vedete la definizione che viene data: l'energia condivisa in ogni ora è il minimo tra la somma dell'energia elettrica effettivamente immessa e la somma dell'energia prelevata da tutti i punti di connessione che fanno parte della comunità energetica. Infine, volevo darvi delle indicazioni sull'accumulabilità e la compatibilità del meccanismo, diciamo, della comunità energetica rinnovabile con gli altri meccanismi di incentivazione. Sicuramente devo evidenziare che la comunità energetica è un meccanismo alternativo alla partecipazione alle gare, quindi asse registri del DM. Per gli impianti a fonte rinnovabile ed è alternativo al meccanismo dello scambio sul posto. Ricordiamo che la tariffa spetta all'energia condivisa, ma non si può utilizzare l'energia che viene prodotta dagli impianti che hanno usufruito della detrazione del superbonus, della detrazione sì, del superbonus del 110%, e neanche di quegli impianti che vengono realizzati per adempiere agli obblighi del decreto legislativo 28/2011. Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati a tetto e non in aree agricole, a meno delle eccezioni che vengono definite all'interno del DL Semplificazioni. Mentre invece è da notare che le comunità energetiche sono compatibili con le detrazioni fiscali al 50%. Se ho ancora un minuto a disposizione, volevo darvi una visione, diciamo, verso il futuro, perché abbiamo detto all'inizio che queste comunità energetiche definite dal DL Milleproroghe sono definite per un periodo di sperimentazione, quindi da quando è stato emanato il DL Milleproroghe fino ai 60 giorni successivi al recepimento della direttiva delle fonti rinnovabili. Quindi, come associazione, per il recepimento della direttiva rinnovabili, stiamo valutando assieme ai nostri soci e quindi a chi opera sul campo per la realizzazione delle comunità energetiche, le possibili migliorie che si possono apportare alle caratteristiche della comunità energetica rinnovabile. Abbiamo individuato principalmente due aspetti. Nel primo caso è quello relativo alla potenza dei 200 kW di ciascun impianto, quindi tendiamo e chiederemo di eliminare questo vincolo per dare la possibilità anche ad impianti più grandi di entrare all'interno delle comunità energetiche. E il secondo aspetto invece riguarda il perimetro che circoscrive la comunità energetica, che ad oggi è legato alla cabina secondaria media tensione e bassa tensione e agli utenti che devono essere tutti connessi in bassa tensione. Anche questo sembra un vincolo un pochino troppo stringente in considerazione anche dei soggetti che possono partecipare alla comunità energetica, quindi non parliamo degli utenti diciamo domestici, ma delle piccole e medie imprese e anche della parte pubblica. E quindi vorremmo
provare ad ampliare questo perimetro e togliere quindi il vincolo della bassa tensione. In coda vi ho riportato i link che fanno riferimento a tutta la normativa necessaria per avere maggiori informazioni sulle comunità energetiche. Io così ho chiuso, spero di essere stata chiara e ripasso la parola a Lorenzo. Grazie Federica, chiarissima, nei tempi, quindi veramente grazie di cuore, tra parentesi, per essere riuscita a sintetizzare poi in 20 minuti un argomento in divenire, che ha elementi diciamo architetturali, tecnici di mercato, non semplici, quando si diceva stamattina riuscire a trovare quel giusto equilibrio fra, come dire, divulgazione del tema e comunque specificità dell'argomento, devo dire grazie, complimenti Federica, perché non era semplice e penso sia andata bene. Grazie, grazie ancora. Grazie a voi. Saluto Ho Federica. Cercato di dare delle indicazioni che potessero essere, diciamo, più indicative che puntuali, poi nel dettaglio si scenderà magari in altre occasioni. Grazie mille. Grazie Grazie Federica, a voi. grazie ancora. Anche